Salve a tutti, io sono Olga Fusaro e sono un analogista, ossia una professionista che si occupa da anni di benessere emotivo. Mi occupo di quel vasto mondo che sono le discipline analogiche, ossia quelle discipline che si occupano di restituire all'individuo un equilibrio, una centratura per il benessere individuale e poi per il rapporto anche con gli altri. Nella mia vita mi sono anche dedicata da sempre alla gestione del mondo del bambino e a preservare quelle che sono le potenzialità innate, le doti e le risorse insite nel bambino stesso, tanto da stimolare la sua naturale evoluzione. Mi sono occupata attraverso progetti comunali dalla mia adolescenza già all'interno proprio del settore dei bambini a rischio di devianza. E ad oggi, con la professione che occupo, ho esteso l'applicazione di queste conoscenze anche alla gestione del rapporto genitore-bambino-adulto-bambino. Attraverso la conoscenza del mondo della pedagogia emozionale che in questo video mi trovo a divulgare a tutti, ho potuto collaborare con la dottoressa Samuela Stano, che è la presidente dell'Università Popolare delle Discipline Analogiche Stefano Benemeglio, e con lei ho potuto divulgare questa branca delle discipline analogiche che è orientata alla guida al fanciullo per il suo benessere e per la sua felicità. Ecco, in questo momento particolare vorrei sottolineare e evidenziare un tema caldo, soprattutto degli ultimi mesi, che è quello della gestione dei bambini ai tempi del coronavirus. Molti genitori con cui ho avuto il piacere di condividere problematiche relative ai loro figli hanno sottolineato la difficoltà evidente di gestire i bambini all'interno di una restrizione come quella attuale, soprattutto nella prima fase del coronavirus. E sono state comuni le problematiche evidenziate. Ma quando poi ho ascoltato anche i pareri delle mie colleghe, dei miei colleghi, genitori ormai analogici perché detentori di queste tecniche che sto per comunicare a voi, lì ho avuto un'altra visione della gestione del rapporto genitore e bambino. E proprio confrontandomi con Samuela Stano, che ringrazio per la sua dedizione costante, Samuela Stano si è trovata a dover applicare anche tutte quelle conoscenze che applica costantemente come me, come tutti i collaboratori all'interno del setting d'aiuto, anche come madre e quindi nel rapporto con suo figlio. E quando le ho chiesto quali sono state secondo lei le problematiche più evidenti in questo periodo, lei mi ha dato due punti fermi su cui ha prestato molta attenzione. Il primo fra tutti è la garanzia, l'assicurazione del mantenimento di un contatto sociale del bambino con i suoi coetanei e ha sottolineato l'importanza dei supporti tecnologici che oggi abbiamo per assicurare questa vicinanza, seppure da lontano, quindi l'utilizzo di videochiamate, di messaggi, audio messaggi e di giochi online che permettono in qualche modo al bambino di arrivare subito a trasmettere il suo messaggio e di condividerlo, seppure in maniera alterata dal normale, in qualche modo con il suo amico. E questi sono stati i supporti che le sono stati molto di aiuto, come anche un'altra evidente preoccupazione che risaliva nelle priorità, che era quella del mantenimento di un contatto che il bambino deve assolutamente avere con la realtà. E soprattutto nella prima fase di questi tempi difficili, il bambino in generale ha accusato subito il colpo. Ha accusato il colpo perché è ristretto e per natura il bambino non può comprendere una restrizione di questo tipo.
Infatti devo dire che in questo periodo ci sono stati tantissimi professionisti nel settore della comunicazione che si sono interessati di informare i bambini rispetto alla drammaticità del coronavirus in maniera molto più adeguata al loro livello e quindi facendo dei video rispetto a immagini, simboli, storie che potessero arrivare in maniera diretta ad una fascia d'età diversa da quella dell'adulto. Questo ha aiutato sì, ma c'è un'evidente e oggettiva realtà ed è la seguente, che in ogni caso, anche non volendo, il bambino ebbe e veniva ed è bersagliato da una serie di informazioni senza filtro derivate dai media. Queste comunicazioni, informazioni, alle volte acquisivano il ruolo terroristico di un'informazione proprio perché arrivavano al bambino in maniera enfatizzata e chiaramente il bambino già nella sua naturale modalità non riesce a prendere davvero il giusto, a prendere solo l'informazione e quindi acquisisce anche tutto quello che arriva nonostante l'informazione sterile. Ed ecco che il genitore si trova a mediare. E anche in questo caso, in questi tempi difficili, il genitore si è trovato spesso a mediare, così come mi raccontava Samuela, in rappresentanza di tanti genitori oggi, in questo tempo difficile di gestione del bambino, in effetti, c'è questa naturale evidenza. Ora, non esiste un manuale di istruzioni, anche ai tempi del coronavirus, esiste il, limitare i danni, ma soprattutto accogliere in particolar modo in questo periodo quelle che sono, quello che è il carico tensionale che il bambino deve sopportare. E devo dire, in questo caso, anche rafforzato da quella che è la tensione che per natura anche il genitore si trova a gestire. Questo è un concetto fondamentale, quello della comunicazione. Il ruolo e quindi l'intervento del genitore in questo tempo è risultato determinante, lo è ancora, ma in realtà il ruolo educativo e l'intervento mirato nei confronti del bambino è determinante sempre e da sempre, soprattutto nel quotidiano, quando il genitore si trova ad affrontare delle difficoltà, dei disagi del bambino e non ha magari, può capitare, i mezzi necessari per poter intervenire e aiutarlo. E la prima cosa che accade al genitore, dietro al quale c'è la persona, è quella di accusare il colpo e quindi comprendere solo il superficiale, la parte di su, quindi quella che è all'evidenza, all'occhio, e cioè il capriccio, e cioè l'alta rabbia che tende all'aggressività, le urla, tutto quello che il bambino ha come mezzo naturale di espressione emozionale. E come dicevo, molte volte il genitore non è nella capacità o nella condizione anche di poter accogliere davvero il suo messaggio. Ecco quindi che è necessario all'interno di questo intervento educativo puntare su quelle che sono le esigenze profonde del bambino. Esigenze che si modulano in base al periodo, in base alla fascia d'età, in base a quelle che sono le frustrazioni che il bambino vive da sé, dentro sé, nel suo mondo. Uno dei pilastri fondamentali della pedagogia emozionale è quello di intervenire valorizzando la comunicazione. Comunicazione che l'analogista sa che è necessaria ed efficace soprattutto quando è acritica, quando non prevede per forza un giudizio, anche perché giudicare non fa crescere e porta il bambino in quella condizione di sottovalutazione e disistima che procurerà solo insofferenze e paure e non di certo valorizzerà e potenzierà le sue naturali risorse. Ecco, quindi l'importanza della comunicazione è da sottolineare in una divulgazione come quella che sto facendo io a voi e soprattutto alla luce di quelle che sono state le mie esperienze in un contesto privato. Le mie tecniche
le tecniche, diciamo, che adotto sempre relative alle discipline analogiche applicate all'adulto, le ho estese per passione anche nelle consulenze individuali per l'aiuto a piccoli, quindi bambini e ragazzi. E non posso prescindere, quando faccio questo, a poter integrare il genitore in qualche modo. E quindi è un lavoro in team, è un lavoro di collaborazione atto a concretizzare quello che è sia l'obiettivo genitoriale, quindi educativo, mirato ad un risultato, ma anche quello della protezione di quella tranquillità emotiva che un bambino alla sua età è necessario che abbia, serenità emozionale. Mi sono imbattuta tante volte in problematiche comuni, una delle quali è l'incongruenza nella comunicazione. Alle volte il messaggio che viene trasmesso arriva distorto al bambino, proprio perché il genitore lo invia filtrandolo con delle problematiche che gli appartengono. Pensate ad un genitore che sta attraversando un momento difficile di coppia col proprio compagno e ha necessità di orientare il bambino sempre all'educazione e quindi alla felicità. Capite bene che è difficile gestire una situazione di questo tipo, perché al bambino arriveranno in automatico e anche non volendo messaggi distorti. È come se io dicessi al bambino: vai a scuola, la scuola è positiva per te. E lo dico con una modalità così legata alla tristezza, all'angoscia, che il bambino riceve un messaggio dal punto di vista verbale, ma all'interno di sé arrivano altre comunicazioni. Queste due modalità, questa comunicazione a due vie, inficia notevolmente il rapporto adulto-bambino. E considerando che il rapporto adulto-bambino prevede la presenza del genitore, la presenza dell'educatore, la presenza dell'insegnante, capite bene come è determinante per l'evoluzione del bambino. L'intervento di una comunicazione mirata a rispettare il mondo del bimbo prevede che l'adulto debba in qualche modo aderire al suo piano e simbolicamente ma anche fisicamente abbassarsi al suo livello e conoscere un linguaggio diverso, che è proprio il linguaggio delle emozioni. L'analogista, ma anche il fruitore delle discipline analogiche, quindi il genitore analogico, colui che è formato per aiutare il bambino nelle sue difficoltà ordinarie, è un genitore che riesce a parlare il linguaggio del bambino, quindi riesce a comunicare davvero empatizzando con le sue frustrazioni. Alle volte pecchiamo tanto di autoreferenzialismo e pensiamo che le problematiche nostre siano sempre grandi, così grandi al punto da essere molto più rilevanti rispetto ai problemi o le difficoltà che può affrontare un bambino nel suo mondo. Questo è un grande sbaglio, permettetemelo. Il grande sbaglio che l'adulto commette perché non ricorda di essere comunque un bambino eterno. Ogni volta che noi proviamo un brivido di felicità e di emozione è perché abbiamo contattato il nostro bambino profondo, abbiamo contattato la nostra naturale espressione, quindi la nostra emotività. Ragion per cui alle volte pecchiamo di questo, proprio di dimentichiamo spesso di essere anche noi dei bambini e quindi andiamo su un livello diverso e non riusciamo davvero ad entrare in contatto con il bimbo e a seguirlo nelle sue esigenze profonde. In tutto questo la pedagogia emozionale interviene irrompendo in uno scenario in cui che è figlio di una realtà di generazioni che per anni hanno parlato, ad esempio, una delle cose che ho sentito sempre, di figli. Per esempio, i figli sono tutti uguali. Ecco, questa è una verità popolare che può essere facilmente messa in discussione. La realtà secondo cui i figli sono tutti uguali ci fa comprendere quella dei nostri avi, diciamo così, ci fa comprendere che l'intervento del genitore deve essere uguale
per tutti i bambini, per tutti i figli. E questo non è possibile dal momento in cui la pedagogia emozionale risalta il protagonismo e l'originalità del bambino. E quindi il bambino non può essere trattato nella stessa modalità di un altro, proprio perché ha esigenze profonde e quelle esigenze non possono essere comuni rispetto al suo coetaneo. Questo a sottolineare come la pedagogia emozionale interviene in maniera, come dicevo prima, irrompe in questo scenario per dire a caratteri cubitali che non esiste una tecnica generalizzata per entrare in rapporto efficace e comunicativo e educativo con il bambino. Ma tutte le tecniche che sono offerte all'interno di questa branca delle discipline analogiche sono tecniche sempre su misura del bambino e quindi sempre basate su quella che è la natura del bambino stesso, su quelle che sono le sue esigenze del momento e su quelle che sono le sue difficoltà, magari in rapporto ad uno dei due genitori. Ed ecco che questa realtà presa in esame in un determinato contesto, in un determinato luogo, in un determinato periodo storico, può aiutare il bambino in maniera immediata, semplicemente perché il bambino per la prima volta si sente compreso, sente che tu adulto, noi, riusciamo ad intervenire nel suo mondo come nessuno sa fare e ci percepisce come suoi alleati. Così come nel tempo del coronavirus, anche nella gestione ordinaria del bambino, c'è un nemico invisibile. Molte volte, come vi dicevo, il genitore ha difficoltà a comprendere quale sia il nemico con cui il bambino si trova a combattere. E non comprendendo l'autenticità di una difficoltà infantile, il genitore si basa su un livello diverso. E quel livello è il livello che noi adottiamo costantemente quando non riusciamo a valorizzare i punti di forza. Molte volte i limiti del genitore sono le sue stesse esigenze. E molte volte il genitore si trova a fare i conti con le aspettative. Attenzione, l'aspettativa genitoriale è pericolosa. L'aspettativa genitoriale è il frutto del vissuto dell'adulto stesso. Avere un'aspettativa che può essere fonte di orgoglio per il genitore, per esempio, sperare e auspicare che il bambino possa frequentare lo stesso sport che il genitore ha frequentato nel tempo e magari sul quale ha ottenuto solo fallimenti, è una cosa molto bella perché è fonte di orgoglio e auspicare che il bambino possa farcela allo stesso modo con cui noi stessi, quindi l'adulto stesso, si augurava che poteva farcela tempo prima. Ma dovete comprendere, ed è necessario che noi comprendiamo nel rapporto col bambino, che le nostre aspettative possono essere pericolose per la loro naturale espressione. E ogni volta che il bambino si esprime in maniera autentica, ci fornisce un messaggio diverso, nuovo, originale, e ha possibilità ogni giorno nella sperimentazione di diversi canali di espressione di essere tutto quello che vuole, proprio perché quando siamo quello che siamo, noi siamo, possiamo essere tutto. Quando siamo autentici, quando siamo, quindi esprimiamo il nostro essere, noi possiamo davvero ottenere tutto, anche la felicità. E nel bambino questo è fondamentale, poter stimolare in lui tutto il suo credo, tutto quello per il quale lui stesso ha valorizzato nell'aspettativa, per cui lui stesso ha bramato nel tempo, è quello che si augura. Chiedere a un bambino che cosa vuole fare da grande vuol dire stimolare il suo futuro, vuol dire amplificare uno scenario. L'intervento che noi, nel settore della pedagogia emozionale, offriamo è triplice. È un intervento mirato sicuramente alla stimolazione e sollecitazione dei valori naturali, come dicevo, del bambino. Quindi stimolare il bambino nella sua espressione naturale e nella decompressione, qualora non sia in grado il bimbo di gestire le sue emozioni, le accoglie e se ne fa carico.
Molto spesso una delle problematiche nel bambino è proprio questa, quella di non riuscire a comprendere bene che cosa sta accadendo. Quindi il bambino ha necessità prima di arrivare alla consapevolezza emozionale e poi una volta compreso quel carico che gli arriva, allora può riuscire ad essere sereno. Quindi molte volte la soluzione è legata alla decompressione delle emozioni. Molte volte io e il bimbo ci troviamo a creare dei canali di scarico tensionale. Alle volte sfruttiamo quelli che sono i canali di scarico tensionale che già il bambino ha nella sua vita. Pensate, come dicevo prima, allo sport. Quindi la possibilità che il bambino riesca in quello che già ha a scaricare energia e quindi tensione ansiosa. Ma molte altre volte la soluzione all'interno delle consulenze private è legata alla gestione della vita del genitore stesso, un genitore che riesce a dare luce alle proprie difficoltà di vita e riesce a comprendere come tutto quello che il bambino sta vivendo è il resoconto di una cattiva gestione personale. E quindi molte volte accade che faccia a faccia con il genitore andiamo a lavorare su una trasparenza emotiva. Il genitore, davanti a quel dialogo, riesce a comprendere tutte quelle volte in cui si è accanito in uno degli aspetti della vita del bambino solo perché in realtà viveva disagi e frustrazioni legati alla propria vita personale. E quindi l'intervento sul bambino è un intervento fondamentale. E come avete compreso, anche l'intervento sul genitore per assicurare un lavoro in team è necessario perché il genitore felice è assolutamente il fruitore, anzi è assolutamente colui il quale crea, quindi il generatore, genitore che genera il bambino felice. Quindi genitore felice, bambino felice. E il bambino felice deve poter vivere serenità, armonia nell'ambiente familiare, ma sicuramente deve poter vivere la bellezza di tutte le emozioni in maniera indistinta, proprio perché l'analogista sa quanto è necessario che tutte le emozioni debbano poter essere conosciute e poi elaborate da parte del bambino, prima del genitore e poi del bambino. Ma soprattutto è necessario un supporto rispetto, per esempio, a lezioni frontali, rispetto alla formazione individuale anche, riguardo alle figure educative e quindi ai professionisti nel settore della scolastico, quindi gli insegnanti, ma anche gli adulti significativi che sono all'interno del luogo del bambino, quindi a sostegno del bambino, i nonni, gli zii, coloro i quali davvero supportano la crescita. È necessario quell'intervento che il bambino fa su se stesso e l'intervento che il genitore fa su se stesso perché entrambi possano conoscere finalmente la comunicazione efficace, una comunicazione trasparente che riesce a godere della bellezza delle emozioni, ma soprattutto della gestione emotiva. Ed ecco che adesso è arrivato il momento di condividere quelli che sono 5 motivi essenziali per applicare la pedagogia emozionale. Intanto possiamo dire che la pedagogia emozionale si basa sulla libertà, si basa sull'esperienza, sul fare e sull'esempio. Sappiamo perfettamente, analogisti e fruitori delle discipline analogiche, quanto sia essenziale che il bambino impari facendo. Anche perché, come dicevamo inizialmente, il bambino non può apprendere attraverso un canale puramente razionale. Deve poter però comprendere il messaggio attraverso l'esperienza diretta. Perché no? Anche quella sbagliata, sì. E poi è necessario che il bambino possa osservare l'adulto di riferimento, perché attraverso l'esempio il bambino impara in assoluto. È necessario poi sottolineare, punto 2, che la pedagogia emozionale vuol dire empatizzare con i disagi e con le emozioni e le problematiche che il bambino vive, e quindi vuol dire farsi riconoscere come suoi alleati.
All'interno dei nostri corsi, all'interno di quelle che sono le formazioni, quindi le lezioni frontali che teniamo, noi sappiamo quanto sia importante riconoscere, farsi riconoscere come simboli. E diciamo spesso che il genitore gode di un'immunità, che è l'insostituibilità. Quello è vero. Il genitore fornisce da subito, proprio perché è tale, una rappresentazione comportamentale definita, salda. E infatti il genitore per il bambino è un po' un modello divino, quasi divino, perfezione, rappresenta la perfezione per il bambino. Un piccolo, ecco, il bambino che vede il genitore come supereroe. Però è anche vero che è importante per il genitore fallimentare, quindi il genitore che ha difficoltà ad ottenere da un bambino o da un adolescente in seria problematica, è importante farsi riconoscere, quindi riprendersi quello che è il potenziale, quello che è il giusto riconoscimento ai suoi occhi. E quindi deve poterlo fare sicuramente in una modalità che è quella aderente alla comunicazione analogica. Infatti, il punto 3 da ricordare è che la pedagogia emozionale si basa sui principi fondanti della comunicazione analogica, dove non esiste se non lo fai sei un monello, piuttosto facciamolo insieme. Poi è necessario ed è da ricordare che, quarto punto, il genitore analogico è un genitore felice. Il genitore analogico è un genitore che riesce a prendere consapevolezza del suo agire e nel momento in cui è davanti ad una difficoltà, un disagio ordinario, personale, nei diversi ambiti della sua vita, il genitore comprende come quella può essere una grande barriera nel rapporto suo con suo figlio e di conseguenza sa perfettamente quanto è impossibile mentire ad un bambino. Un altro punto, il quinto, è che la pedagogia emozionale predispone e non impone. All'interno della pedagogia emozionale è necessario considerare che non esiste un'imposizione nel bambino. L'analogista comprende all'interno della sua formazione come imporre al bambino o sottolineare che quell'azione non deve essere fatta, è un assoluto messaggio che diamo al bambino nel fare quella cosa. Questo significa che un non per il bambino è attrattivo e che il bambino non è in grado di comprendere quanto quel non sia per lui, funzionale. Di conseguenza, il bambino, perché deve sperimentare, inizia a buttarsi a capofitto appositamente in quell'azione che sa che non deve fare. Si mette un po' in sfida con l'adulto di riferimento e va assolutamente a fare quello che non dovrebbe. Il genitore entra in frustrazione, attribuisce a se stesso questa etichetta di incapacità ed ecco che il circolo vizioso continua in assoluto, tanto da procurare solo dolore, sofferenza e poi difficile raggiungimento dell'obiettivo, che è quello comune, ossia la felicità di grandi e piccini. Ma soprattutto, punto 6, tutto quello che accade, la pedagogia emozionale sa che tutto quello che accade all'interno del rapporto genitore-figlio, soprattutto in quello che il bambino manifesta nei confronti del genitore, è un messaggio che il bambino offre all'adulto. Quindi, senza che il genitore possa prestarsi alla sofferenza e soffrire insieme, il genitore invece deve offrire accoglienza di quel messaggio, seppure arriva in maniera distorta, attraverso urla, attraverso pianto, attraverso aggressività, perché deve comprendere, sa che deve comprendere il messaggio sotteso, che può essere un messaggio di invito al genitore ad ottenere attenzioni, può essere questo, può essere invece una disapprovazione sociale avvertita dalla relazione con i compagni e tanto tanto altro ancora. Tanto altro ancora perché all'interno della pedagogia emozionale è necessario comprendere che ci sono tante sfumature perché il bambino possa davvero
accusare sofferenza ed è necessario comprenderle tutte. E poi, ecco, io vorrei darvi questo messaggio, che è quello che Stefano Benemeglio introdusse quando cominciò a raccontare come la filosofia analogica, la filosofia del rispetto del mondo emotivo poteva essere applicata alla guida al fanciullo. Ed è questa frase su cui dobbiamo riflettere un po' tutti. Nella vita non importa solo fare il bene, importa anche farlo bene. È simpatica come frase. Ci fa comprendere, in altri termini, che non è abbastanza l'intenzione di noi adulti nei confronti dei bimbi. Alle volte, nella cultura popolare, ma anche nelle esperienze rispetto all'ascolto che offro ai genitori, mi rendo conto come il genitore poi dica a me: "Beh, Olga, ma la mia non era un'intenzione cattiva, io volevo solo aiutarlo." Ed ecco che la frase poi espressa è questa. Purtroppo, o per fortuna, non è solo abbastanza fare il bene, è importante anche impegnarsi a sostegno e alla cura del bambino. Quindi cercare davvero di impegnarsi vuol dire mettere le nostre forze a sostegno del rapporto che vogliamo che sia efficace con l'altro. E quindi, insomma, non basta l'intenzione, è importante che ci sia un'azione mirata e che l'azione sia veramente parli di felicità. E allora non posso lasciarvi se non con questa frase. Che cos'è quindi la felicità? La felicità, secondo la scuola di pensiero benemeliano, è perseguire i nostri sogni, concederci di perseguire i nostri obiettivi, i nostri più grandi sogni in libertà, in pace con noi stessi. E solo quando abbiamo la possibilità di decondizionarci dai nostri stessi antagonisti interni, da quei nemici invisibili di cui parlavamo prima, allora scardinando tutti questi condizionamenti e paure dentro la nostra mente, noi possiamo avere finalmente quello che vogliamo e costruire la realtà bella per noi e per i piccoli che sono accanto. Grazie e a presto.